Area 51 Publishing, audiobook, podcast, i migliori audiolibri per la tua crescita personale e professionale. Ciao, sono Valentina D'Elia, caporedattrice di Area 51 Publishing. In ogni puntata di questo podcast potrai ascoltare ampi estratti sulle nostre novità in audiolibro e suggerimenti per esplorare il nostro catalogo in audio di oltre 250 titoli. Per restare aggiornato su tutte le nostre novità e iniziative, visita il sito www.area51editore.com e iscriviti alla nostra newsletter. Riceverai subito un ebook e un audiolibro in omaggio. Ogni puntata di questo podcast è suddivisa in due parti, una novità e un titolo di catalogo. La novità che ti proponiamo in questa puntata è Come ascoltare gli altri e farseli amici di Robert James, che trovi anche in versione ebook. Ascoltare è un'arte e questo libro insegna a utilizzare l'ascolto come elemento strategico per il tuo successo personale e professionale. Grazie alle diverse tecniche illustrate, potrai fin da subito mettere in azione nella tua vita quotidiana strategie che ti permetteranno di migliorare e accelerare la tua capacità di entrare in relazione di ascolto con gli altri e quindi di comunicare e ottenere ciò che vuoi con successo. Ti propongo un ampio estratto del capitolo 3. Cosa vuole l'ascoltatore? Cosa vuole l'ascoltatore? Anche in questo caso è molto semplice. Vuole ascoltare il protagonista. Non vuole consigliarlo, suggerirgli strategie, proporre idee, raccontargli la propria versione dei fatti. Vuole soltanto ascoltarlo. Concentra tutta la sua energia in un'azione apparentemente passiva, dove lo sforzo principale, lo sforzo supremo, consiste nel restarsene zitto. Per prima cosa, l'ascoltatore vuole invitare, stimolare il protagonista affinché gli racconti la sua storia. Che sia un agente di commercio con il suo cliente, un intervistatore con il suo intervistato, un dirigente con il suo dipendente, un amico con il suo amico, un insegnante con il suo allievo, un allenatore sportivo con il suo atleta o un padre con il suo figlio. L'ascoltatore vuole comunicare al protagonista il suo totale interesse, la sua completa dedizione alla storia che gli vuole raccontare. Mentre gli viene raccontata la storia, mentre il protagonista mette in scena tutto se stesso come unico attore, attraverso l'azione dell'ascolto attivo, l'ascoltatore, come seconda cosa, vuole mettersi dalla parte del suo interlocutore e comprendere il suo punto di vista. L'accentratura sull'ascolto dell'altro include tra gli strumenti chiave la completa dissoluzione di ogni interferenza della propria personalità, delle proprie credenze e convinzioni, della propria conoscenza e del proprio punto di vista rispetto al protagonista. Solo se ha la capacità di cancellare ogni minima traccia di sé e del proprio ego durante l'ascolto, l'ascoltatore verrà accolto nel mondo che l'altro gli starà raccontando. Potrà diventare per lui una figura rilevante e garantirsi così uno spazio privilegiato nella relazione. È la cosa più difficile da fare. Occorre molto lavoro, molta pazienza e molto allenamento. È anche la cosa che più di tutte assicura il successo. L'ascoltatore vuole poi condurre in modo gentile, attento e discreto il protagonista ad aprirsi sempre di più con lui. Come abbiamo visto, le persone hanno in realtà una voglia matta di aprirsi, di confidarsi. Il muro di cautela e diffidenza all'inizio, però, è sempre molto robusto. Solo con il progresso della fiducia e della relazione d'ascolto esso si andrà assottigliando sempre di più,
fino alla totale scomparsa di ogni barriera tra protagonista e ascoltatore. John Pierpont Morgan, uno dei più potenti e scaltri uomini d'affari di tutti i tempi, diceva: «Un uomo, generalmente, ha due ragioni per fare una cosa. La prima sembra la vera e la seconda lo è». Con questo intendeva dire che prima di scoprire le proprie carte e affermare la verità, le persone in genere tendono istintivamente a nasconderla dietro altre motivazioni. Non per mentire, ma per proteggersi. L'ascoltatore vuole invece che il protagonista gli racconti la verità, e sua abilità dovrà essere quella di intessere, attraverso l'ascolto, una relazione di fiducia tale da fargli aprire dal protagonista le porte della verità. Per condurlo all'affermazione della propria verità, l'ascoltatore vuole perciò che il protagonista instauri con lui un rapporto di fiducia. Ecco perché l'arte dell'ascolto orientata al successo non può mai essere uno strumento manipolatorio. Come sempre più manager e operatori di marketing comprendono, i clienti di un mondo sempre più attivo, attento e smaliziato come quello di oggi, fiutano l'imbroglio in un istante. E come insegnano le regole del neuromarketing, la delusione accende nel cervello specifici neuroni nelle aree deputate al dolore, imprimendo neurofisiologicamente di sofferenza l'esperienza di relazione. In altri termini, se imbrogli il tuo interlocutore, imprimerai in lui, a livello del sistema nervoso centrale, la memoria del dolore associato a te, e lo avrai perduto per sempre. Se le aziende, i commercianti e i venditori che ancora, e sono ancora molti, troppi, agiscono secondo il vecchio stile di vendita, considerare cioè il cliente unicamente come un oggetto inerme invece che una persona, e utilizzare tutte le tecniche, anche quelle manipolatorie, per spremergli il denaro, se costoro comprendessero il semplice meccanismo che sta alla base di ogni esperienza, cioè la relazione umana, quanta infelicità risparmierebbero e quante vendite in più farebbero. Quello che l'ascoltatore vuole dalla relazione di ascolto è dunque entrare in sintonia con il protagonista. Sintonizzarsi è un termine che siamo abituati a conoscere dall'utilizzo della radio, ed è un termine molto ben calzante per la dimensione dell'ascolto che vogliamo sviluppare in questo libro. Entrare in sintonia significa sintonizzarsi sulle stesse onde di chi parla con noi, al fine di collegarsi sulle stesse frequenze ed eliminare ogni rumore o interferenza. La sintonia è esattamente quella limpida condizione di chiarezza e trasparenza che otteniamo con il nostro interlocutore utilizzando l'azione dell'ascolto. Entrando in sintonia con l'altro attraverso l'azione del nostro ascolto, scrive lo psicologo Jerome Liss, i pensieri del nostro interlocutore si fanno più chiari e gli atteggiamenti diventano più positivi. La persona, infatti, comincia a provare speranza e quando siamo nelle vesti dell'ascoltatore, veniamo arricchiti dalla realtà interiore dell'altro. Quando ci sentiamo in sintonia con un altro essere umano, acquistiamo una maggiore consapevolezza dei problemi che dobbiamo affrontare e delle soluzioni che possiamo trovare. La sintonia è la parola magica che trasforma due sconosciuti in due amici intimi. Ecco il segreto e il potere dell'ascolto. Ecco anche cosa intendiamo per arte dell'ascolto. Come hai visto e sentito, le azioni e le intenzioni che pone l'ascoltatore durante il processo di ascolto non sono affatto semplici da ottenere. Non è un caso, perciò, che la maggior parte delle persone non ascolti. Perché ascoltare è molto più complesso, difficile e impegnativo che parlare. Ascoltare ci pone in una condizione di rovesciamento di noi stessi. Ci obbliga a mettere noi stessi tra parentesi e a porci in modo completamente neutro e neutrale verso il nostro ascoltatore. Per questo ascoltare è un'arte. Un'arte che va sviluppata e costantemente allenata. Per essere ben padroneggiata, necessita molto di più che una semplice attitudine all'ascolto,
o una vaga disponibilità a stare e a sentire quello che l'altro ha da dirci. L'ascolto attivo orientato al successo è un processo continuo di attenzione e partecipazione. Come qualsiasi altra arte o abilità umana, per essere appresa e ben padroneggiata necessita di conoscenza, di continuo lavoro e di sforzo. Essa va sviluppata unicamente con l'allenamento quotidiano e la pratica. Come scrive lo psicologo Jerome Liss, l'arte dell'ascolto è un processo delicato che richiede pazienza, modestia, ricettività e lo sforzo di restare zitti. Segnati queste parole, saranno gli strumenti principali del tuo lavoro. Pazienza, modestia, ricettività, silenzio. Una volta che saranno diventate parte di te, dominerai l'arte dell'ascolto orientato al successo. Questa era la novità in audiolibro della puntata Come ascoltare gli altri e farseli amici di Robert James, letto da Fabio Farnet. Il titolo di catalogo che ti proponiamo ora è La chiave suprema di Charles Hanel, figura di riferimento della scienza della mente e del nuovo pensiero. Trovi questo titolo in ebook, audiolibro e libro cartaceo. La chiave suprema di Charles Hanel propone metodi di straordinaria efficacia per giungere settimana dopo settimana alla consapevolezza di avere un enorme potere mentale e spirituale capace di farti raggiungere ciò che desideri. Con la chiave suprema puoi costruire concretamente la tua realtà e diventare ciò che senti di essere veramente. Ti propongo ora un ampio estratto tratto dalla prima settimana della chiave suprema. Settimana 1. È vero, l'abbondanza chiama abbondanza, ma è anche vero che la perdita produce altra perdita. La mente è creativa. Le condizioni, l'ambiente circostante e qualsiasi esperienza di vita sono il risultato del nostro atteggiamento mentale abituale o predominante. Quello che pensiamo influenza necessariamente il nostro atteggiamento mentale. Quindi, dal nostro modo di pensare dipendono il potere, il possesso e il nostro successo. È così. Dobbiamo essere prima di poter fare. Ciò che faremo dipende da ciò che siamo, che a sua volta dipende dai nostri pensieri. Non puoi esercitare il potere se non lo possiedi già. L'unico modo per acquisirlo in modo completo è diventare consapevole del tuo potere. Ma non ce la puoi fare se non impari che qualsiasi potere proviene da dentro di te. Dentro di noi c'è un mondo fatto di pensieri, di luce, di bellezza ed energia. Forze invisibili ma resistenti. La mente governa la nostra sfera interiore. Non appena scopriamo il nostro mondo, troveremo la soluzione per ogni problema, la causa di ogni effetto. È un mondo posto sotto il nostro controllo, così come le leggi del potere e del possesso. Il mondo esteriore rispecchia quello interiore. Nella realtà interiore dimorano saggezza e potere infiniti, e illimitate riserve di ogni necessità. Sono in attesa di essere rivelate, sviluppate e manifestate. Una volta riconosciute, prenderanno forma anche esternamente. L'armonia interiore si traduce all'esterno in condizioni armoniose e in scenari gradevoli. Essa è il fondamento della salute e l'elemento necessario per ogni risultato positivo, ogni forma di grandezza e ogni tipo di successo. Armonia interiore diviene anche capacità di controllare i pensieri, in modo da essere noi i soli giudici delle nostre future esperienze. L'ottimismo si ottiene con l'armonia interiore. L'abbondanza interiore produce ricchezza esteriore.
le circostanze del mondo interno sono riflesse in quello esterno. Se in noi abita la saggezza, potremo riconoscere le meravigliose potenzialità nel mondo esterno. Una volta coscienti della nostra saggezza interiore, acquisiamo mentalmente la forza necessaria per scoprire ciò che ci serve per migliorare in totale armonia. La sfera pratica in cui le persone di potere producono coraggio, entusiasmo, sicurezza, speranza, fede e fiducia. Doti che sviluppano sia l'intelligenza per inquadrare la loro visione, sia l'abilità pratica per realizzarla. È il mondo interiore. La vita è aprirsi, non ampliarsi. Ciò che nel mondo esterno ci viene incontro, lo possediamo già nel mondo interiore. Qualsiasi tipo di possesso si basa sulla consapevolezza. Il guadagno è frutto di una coscienza che sa accumulare. La perdita è il risultato di una coscienza dispersiva. L'armonia dona efficienza mentale, la discordia confusione. Quindi chi desidera il potere deve essere in armonia con la legge di natura. Siamo connessi al mondo esterno tramite la mente oggettiva. Il suo organo è il cervello e il sistema nervoso cerebro-spinale ci mette in comunicazione con tutte le parti del corpo, reagendo agli stimoli di luce, suono, calore, odore e sapore. Quando la mente oggettiva pensa con giudizio e afferra la verità, e quando i pensieri delegati al corpo tramite il sistema cerebro-spinale sono positivi, gli stimoli di luce, suono, odore e sapore saranno gradevoli e armoniosi. Possiamo introdurre forza fisica, vitalità e ogni altra energia costruttiva nell'organismo, ma la stessa mente oggettiva può far entrare anche stress, limitazioni, malattie, carenze e ogni forma di disarmonia. Tramite la mente oggettiva, se pensiamo in modo sbagliato, possiamo entrare in contatto con qualsiasi forza distruttrice. La mente subconscia, invece, ci collega al mondo interiore e l'organo di questa mente è il plesso solare. Gioia, paura, amore, emozione, respirazione, immaginazione e ogni altra sensazione soggettiva sono presiedute dal sistema nervoso simpatico. Ed è il subconscio che ci collega alla mente universale, mettendoci in contatto con le infinite forze costruttrici dell'universo. Ecco il grande segreto della vita, l'accordo tra questi due centri nervosi, sommato alla comprensione delle loro funzioni. Una volta che possediamo questa verità, possiamo portare la mente oggettiva e quella soggettiva a collaborare fra loro, unendo finalmente la sfera del finito a quella dell'infinito. Il futuro è sotto il nostro totale controllo. Non è schiavo di alcuna forza esterna. Esiste un unico principio che pervade l'universo. Ne occupa tutto lo spazio ed è fondamentalmente identico dovunque. Al giorno d'oggi nessuno mette più in dubbio questo concetto. Quel principio, o coscienza, è potentissimo, assolutamente saggio e onnipresente. Contiene in sé tutti i pensieri e tutte le cose. È interamente in tutto. Quando la coscienza che pervade l'universo pensa, i suoi pensieri diventano cose oggettive. Dato che è onnipresente, si trova anche in ogni persona. Ogni individuo, quindi, deve essere una manifestazione di quella coscienza onnipotente, onnisciente e onnipresente. Posto che nell'universo esiste una sola coscienza capace di pensare, va da sé che la nostra coscienza è identica a quella universale. Esiste, cioè, una sola mente. Non c'è modo di sfuggire a questa conclusione. La coscienza che si mette in moto nelle tue cellule cerebrali è la stessa che opera nelle cellule di qualsiasi altro individuo. Ogni persona rappresenta soltanto l'individualizzazione della mente cosmica o universale. La mente è formata da energia statica o potenziale. Essa, semplicemente, è. Può manifestarsi solo tramite la mente individuale e quest'ultima si può manifestare solo attraverso la mente universale. Sono una cosa sola.
la possibilità individuale di pensare e anche la sua capacità di agire sulla mente universale. Così facendo, la spinge a manifestarsi. La coscienza umana è capacità di pensare. La mente è una forma di energia statica che origina delle attività chiamate pensiero, che corrispondono a una fase dinamica della mente. Quindi, la mente è energia statica e il pensiero energia dinamica, due fasi di un solo fenomeno. Il pensiero è dunque la forza vibratoria generata dalla mente statica che muta in mente dinamica. La somma di tutti gli attributi è contenuta nella mente universale, che è onnipotente, onnisciente e onnipresente. Perciò quegli attributi devono essere sempre presenti, perlomeno allo stato potenziale, in ogni individuo. Quando pensiamo, il pensiero per sua natura è costretto a manifestarsi in una forma oggettiva o condizione corrispondente alla sua origine. Qualsiasi pensiero è una causa e la condizione è il suo effetto. È essenziale, infatti, che tu tenga sotto controllo i pensieri, così da realizzare solo delle condizioni positive. Ogni potere viene da dentro ed è completamente sotto il tuo controllo. Si ottiene con una conoscenza esatta e dall'esercizio volontario di rigorosi principi. È chiaro che appena capirai a fondo questa legge e il metodo per gestire i tuoi pensieri, potrai applicarla a qualunque tipo di condizione. Cioè entrerai consapevolmente in contatto con la legge onnipotente che è alla base di tutte le cose. Il principio vitale di tutti gli atomi esistenti è la mente universale. Ogni singolo atomo è impegnato costantemente a manifestare altra vita e ogni atomo cerca di realizzare lo scopo per cui è stato creato. Purtroppo, la maggior parte delle persone ignora il mondo interiore, malgrado sia proprio la realtà interna a influenzare quella esterna. Essa è creativa e creatrice. Ciò che vedi attorno a te l'hai creato tu. Se segui diligentemente questo metodo, esso ti condurrà alla realizzazione del potere. Sarà tuo non appena comprenderai il rapporto fra il mondo esterno e quello interno. Il mondo esterno è l'effetto di quello interno e per cambiare un effetto devi andare a modificare la causa che l'ha generato. Avrai notato la novità di questo metodo. Gran parte degli uomini e delle donne cerca di correggere gli effetti lavorando sugli effetti stessi, senza capire che così facendo scambia una forma di disagio con un'altra. Invece, per annullare una discordanza, dobbiamo agire sulla causa, che può essere rintracciata solamente nel mondo interiore. La crescita proviene sempre da dentro. La natura ce lo dimostra costantemente. Ogni pianta, animale o essere umano ne è prova vivente. Eppure persistiamo nel cercare la forza o il potere fuori di noi. Custodiamo la sorgente universale di sostentamento. Per goderne dobbiamo identificarci con questa fonte universale che sgorga da ogni individuo e unificare i suoi affluenti. L'identificazione non è altro che un processo mentale, quindi l'azione mentale unisce l'individuo alla mente universale. Questa è l'intelligenza che penetra tutto lo spazio e anima tutta la vita. Tale azione e reazione mentale si traducono nella legge di causalità. Il principio di azione e reazione accade nella mente universale e non è un avvenimento oggettivo. Si tratta infatti di un processo soggettivo e i suoi risultati si trasformano in condizioni ed esperienze di varietà infinita. Senza il ruolo svolto dalla mente, la vita non si può esprimere. Niente esiste senza la mente. Ogni cosa che ci circonda, visibile e invisibile, ogni cosa esistente, è una manifestazione di quella singola sostanza originaria, grazie alla quale le cose sono state create e continuano a ricrearsi. Siamo inondati da un mare impenetrabile di sostanza mentale, dotata di plasticità,
È una sostanza viva, sensibilissima e sempre attiva, che prende forma a seconda della richiesta mentale. Il pensiero plasma lo stampo da cui la sostanza si manifesta. Ricorda che un principio è valido solo se può essere applicato. Se comprenderai davvero questa legge, allora l'abbondanza sostituirà la povertà, la saggezza l'ignoranza, l'armonia la guerra e la libertà la tirannia. Non c'è benedizione più grande e più indispensabile sul piano sociale di questa. Veniamo alla pratica della prima settimana. Cerca una stanza dove nessuno può disturbarti. Siediti comodamente, ma tenendo la schiena dritta e senza rilasciare il corpo. Per un arco di tempo dai 15 ai 30 minuti, resta perfettamente immobile e lascia che i pensieri scorrano liberi. Ripeti l'esercizio per tutta la settimana, finché non assumerai il pieno controllo del tuo corpo. Per molte persone è un esercizio difficile, mentre per altri è una passeggiata. Assolutamente fondamentale è conquistare il perfetto controllo corporeo prima di proseguire con le lezioni e gli esercizi del nostro metodo. Era un estratto da La chiave suprema di Charles Hanel, da noi pubblicato nel 2012 e letto da Fabio Farnet. Di Charles Hanel abbiamo pubblicato diverse opere che trovi in ebook, audiolibro e libro cartaceo. Puoi scoprire e approfondire l'ascolto di tutti i suoi titoli sul nostro sito www.area51editore.com. Ti do appuntamento alla prossima puntata del podcast, dove ti proporrò l'ascolto di un'altra novità e di un altro titolo di catalogo. A presto e buon ascolto! And some reversing, but some by his God step up and say, yeah, losing sight or compromising it, who has to blame? Yeah, take a chance or second glance, it don't have to be this way. Second glance, it don't have to be this way. We'll be right back.
right or compromising. Yeah. Oh, it's to blame. Yeah, hey, take a chance or just second glance. It don't have to be this way.